Ciao! Allora, oggi vi mostro questa palette della L'Oreal. Si chiama la palette nude ed è quella nei toni del rosa, questi, rose. Allora, prima di tutto, contiene, vediamo se ci lo dice, 10 ombretti che ora vi mostro e il prezzo è di 16,90 euro. Io l'ho trovata con uno sconto impossibile, quindi per quello che l'ho voluta provare. Si presenta così, ok? E dentro c'è anche il suo pennellino che ho conservato per mostrarvelo. Una parte con lo sfumino e una parte con le setole. È anche carino e anche bello grande. Allora, la palette nei toni del rosa, eccoli qua. Facciamo così. Mi avvicino un po'. Ciao. Allora, partiamo dal colore più chiaro. Aspettate che la luce è un po' falsa, ecco così, così. Dal tono più chiaro al tono più scuro, eccola, e direi di svuociarvela per mostrarvela. Comunque sia, abbiamo, ecco, abbiamo due colori che sono gli illuminanti, questi qui. Provo a spegnere una luce a vedere se si vede un po' meglio. Meglio? Oh, sì, sono un po' più naturali, ecco. Due colori che sono gli illuminanti, poi abbiamo i colori di transizione e io uso questi due come colori per dare definizione all'occhio. Ok, sono tutti dei toni del marrone, sottotono marrone rosa, un po' opachi e un po' metallizzati, un po' shimmer, più metallizzato, esatto. E ora ve li mostro. Allora, eccoci. Direi di partire con questo che è un illuminante champagne ed è quello che io ho usato di più. È proprio solo illuminante. Ok, questo per me è fantastico, è shimmer ed è proprio illuminante. Poi abbiamo il secondo che è sempre un illuminante ma nel tono un pochino più del rosato. Ora ve lo faccio vedere, eccoli qui. Però è sempre sul livello di illuminante, ecco, un pochino più rosa, però va sempre come illuminante. Andiamo ora con i colori di transizione. Il primo che troviamo, eccolo qui, è un marroncino opaco. Li mettiamo sotto. E tende quasi al colore proprio della carnagione, vedete? Ok, poi andiamo con il quarto che è un marrone un po' più scuro ma sempre opaco. Mettiamo di fianco. Quindi un po' più chiaro, un po' più scuro ma sempre opaco. Continuiamo con un beige, marrone dorato, questo è shimmer. Andiamo avanti e abbiamo questo colore qui, eccolo. Ecco, che è un marrone con un sottotono bronzo ed è bello comunque come colore. Guardatelo, aspettate. Dopo vi spengo la luce e la mettiamo qua di fianco. Questo è molto bello, è bello luminoso. Ok. Andiamo avanti e ora abbiamo un marrone più scuro, eccolo, opaco. Ultimo shimmer, eccolo, è un marrone, un altro bronzo, marrone bronzo più scuro. Si giocano sempre un po' marrone, bronzo, rosato. Questo è più scuro ed è shimmer, non ve l'avevo detto.
E poi abbiamo gli ultimi due colori, che sono uno opaco e uno metallizzato, è un grigio fumo opaco e un viola metallizzato, e io questi li uso come colori di transizione. Quindi vi mostro il grigio fumo. Non è un nero, è un grigio, poi sfumato si vede che è un grigio. E l'ultimo colore, che invece è un metallizzato, viola metallizzato, che ha sotto una punta di nero, infatti guardatelo. È, a mio parere, fantastico questo. Ok, e questi erano tutti i colori, che poi sono questi. Vi riavvicino e ne parliamo. Allora, eccoci. Allora, intanto riepiloghiamo. Abbiamo i primi due illuminanti, che sono shimmer. Poi abbiamo un marrone rosa opaco, un marrone più scuro sempre rosa opaco, uno champagne dal sottotono marrone, shimmer, un marroncino shimmer, un marrone più scuro opaco, un bronzo shimmer ovviamente, un grigio marrone opaco e l'ultimo è il viola metallizzato. Allora, io non me l'aspettavo da una palette della L'Oreal, ma mi sono trovata benissimo. I colori sono belli, proprio non hanno tanto fallout intanto, quindi se non sono polverosi è una cosa importante. L'unico che trovo un pochino polveroso è quello bronzo, il penultimo, questo qui. L'unico un pochino più degli altri, ma davvero si stendono che è una meraviglia. Sono belli scriventi, si applicano bene, si stendono bene, si sfumano bene. Io applico sempre una primer sotto, ma con il primer durano tranquillamente 6-8 ore. Nel caso anche solamente vediamo che c'è da ritoccare con il dito, lo andiamo a spostare, è perfetto, cioè proprio lo sfumiamo un attimo. È molto molto valido. Ho visto in altre palette, sinceramente, che non so perché, ma c'è sempre questa scelta del viola finale metallizzato, soprattutto nelle palette che trovano rosa o nude, che io non capisco. Cioè, avessero fatto tutta questa sfilza di rose e marroni con un nero invece che un grigio, l'avrei trovata meglio, però comunque sia, va bene. Questo viola metallizzato io lo amo, davvero è una cosa fantastica. Anche gli altri colori comunque sono versatili, quelli più marroni, quelli più rosa, quelli da giorno, ed è tranquillamente si possono stratificare per renderlo più intenso per la sera. Si può giocare davvero molto con i colori per accoppiarli, per combinarli. Applicati anche nella rima incigliare inferiore non danno fastidio, quindi fantastici. Lo trovo una palette molto valida, soprattutto per chi ama i nude, i marroni, non dico neanche tanti rosa perché questi sono marroni alla fine. E come vi ho detto, dalla foto un po' frega perché dicono rosa, vedere tanti colori rosa, ma alla fine invece sono tutti nude marroni. Comunque una palette molto valida, oltretutto con uno specchio bello grande per tutta la palette, che una volta chiusa è piccola e sottilissima. Quindi è perfetta anche da portarsi, perché no, in borsa, la infiliamo, c'ha il suo pennellino anche ed è comoda. Il prezzo io l'ho presa con uno sconto fortissimo, quindi se no non l'avrei presa, perché io le palette della L'Oreal normalmente dico vabbè, e invece sono rimasta davvero entusiasta e ve la straconsiglio. 16,90 alla fine non è neanche tanto, e è valida, è davvero molto valida. Fatemi sapere per caso se l'avete provata, come vi siete trovata, se vi è piaciuta, oppure se ne avete provata qualcun'altra di simile, e fatemelo sapere, così magari ci do un occhio anch'io. Come sempre spero di esservi stata utile, e se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perdete le prossime accensioni beauty. E basta, perché è un video lunghissimo, devo un attimo sistemare le luci. Alla prossima, ciao!